Dopo quattro risultati utili consecutivi, il Sora perde la sua imbattibilità contro il Campobasso nella settima giornata del campionato di Serie D Girone F. Passa la squadra molisana per 2-1 con un gol a 5 minuti dal 90esimo. Bella partita, bella cornice di pubblico. Un Sora che avrebbe meritato molto di più, soprattutto per quello costruito nel secondo tempo. Quindi forse anche un pareggio stava stretto oggi alla squadra bianconera. Ha vinto il Campobasso di esperienza. Campobasso che parte bene al quinto, l'arbitro vede un tocco di mano nell'area sorana e comanda un calcio di rigore trasformato da Di Nardo. Al 22esimo stesso episodio, però nella parte invertita nell'area molisana, ma l'arbitro facendo di proseguire. Al 25esimo però sul cross di Gagliardi, l'ultimo acquisto, tocco di mano, l'arbitro, questa volta il signor Tagliente di Brindisi, non può esimersi da concedere il penalti al Sora, e trasformato da Gubellini al quarto gol in campionato. Al Sora però insiste, ci crede, al 31esimo di Giglio un tiro di poco al lato, al 35esimo un gran tiro di Girillo che sfiora il palo. Al secondo tempo la squadra di casa parte bene, subito al primo minuto Gubellini di poco al lato sull'assist di Digilio, poi all'ottavo un grande tiro a giro di Tribelli, miracolo del portiere del Campobasso Esposito che vola all'incrocio a deviare in corner. All'undicesimo si vedono i molisani, Crispino però oggi giocato con una maschera dopo l'incidente avuto domenica scorsa, respinge il destro di Lombari da calcio d'angolo. I molisani in questa fase sembrano prendere il sopravvento, e al 20esimo Crispino alza sulla traversa un colpo di testa. Sora però risponde, al 28esimo ancora Di Giglio che sfiora il palo con un destro a rientrare, al 31esimo Paolucci impegna il portiere Esposito con un calcio di punizione dalla distanza. Al 40esimo il gol decisivo da calcio d'angolo dopo una punizione dell'ex Cassino ricamato deviata in corner dalla bandierina, ancora ricamato per la testa di Nonni che infila sotto la curva dei tifosi molisani il 2-1. Sora non molla e anche negli ultimi minuti va vicino al pareggio. Al 44esimo il portiere Esposito salva su Mastrantoni da distanza ravvicinata, e infine in pieno recupero al 49esimo su un batte ribatti salvataggio sulla linea di porta del Campobasso, e poi è bravo Crispino a respingere su Corvino che si invola per due volte in contropiede. Così finisce 2-1 per la squadra molisana che si proietta verso le posizioni di alta classifica, e il Sora che rimane a 8 punti.